chiamiamolo così, di un problema, speriamo che non diventi una tragedia annunciata, che sono passati mesi, sai, prima c'era l'alibi, siamo stati investiti da una cosa che non conoscevamo e quindi uno poteva anche capirlo. Ma del fatto che ci sarebbe stata la seconda ondata, penso che se ne è parlato nei talk Certo. show per 6 mesi. E invece la situazione è questa, e tutto è lasciato, secondo me, alla libera iniziativa. Innanzitutto viene rigettato sulle persone. Se tu vedi il DPCM interviene sulla tua vita, ma ti chiede a te di essere La mia disciplinato, sulla responsabilità. tua responsabilità. Non è che ci sono delle misure. Parli dei trasporti. È lasciato, diciamo, facciamo due esempi. Questa storia qui della metropolitana se ne è parlato molto. Molti hanno, diciamo, denunciato nelle settimane scorse che la soluzione dei problemi del distanziamento era togliere il foglietto nel posto dove non potevi stare. E questo è un atteggiamento. Se vai, ad esempio, sulle ferrovie invece, che è stata, diciamo, un'azienda che ha investito, adesso stanno facendo investimenti nel tentativo di cambiare la reazione dei mezzi per tentare di avere la possibilità di mettere più gente o comunque metterli in maggiore sicurezza. Però non c'è un piano generale, quello che io contesto. E soprattutto c'è un dato, cioè c'è un problema di risorse che tutti fanno finta. Proprio perché c'è il problema del MES, il tabù del MES, che non, diciamo, esista. Però, vediamo, hai le file per quanto riguarda i tamponi, c'è un problema di reagenti, c'è un problema che non si trova ancora, io non lo so quando arriverà il vaccino anti-influenzale, c'è un problema che riguarda le terapie intensive, fanno finta di niente, ma questa è un'ondata, tanto per essere chiari, l'ondata. All'andata ha preso prima noi e poi gli altri. È inutile che noi. L'atteggiamento degli altri paesi, quando noi siamo nei guai, noi stiamo meglio. Poi è successo esattamente il contrario, visto che l'ondata è tornata indietro, perché probabilmente ci sarà un problema di temperatura, di tasso di umidità nella potenzialità del virus. Ha preso prima gli altri e adesso sta arrivando quasi in maniera ineluttabile da noi. Allora, queste terapie intensive, si era immaginato, il governo ha immaginato, diciamo, di investire 1 miliardo e 400 milioni. A maggio. Ho visto che qualche giornale mette sul banco degli imputati le regioni, però le Sì. regioni, almeno su quel tema, hanno risposto subito, hanno dato il fabbisogno e i progetti da fare. Il bando, sai quando è stato fatto? Il 2 ottobre. Cioè il 2 ottobre probabilmente avremo prima il vaccino che le terapie intensive. Ultima cosa, qui c'è, diciamo, un medico di base. Se tu vai a vedere uno dei modi con cui potevi intervenire, se ne è parlato, se ne è teorizzato, chi sono i medici di base. Però mancano 20.000 persone, è scritto cubitali su tutti i giornali da qualche giorno, tra infermieri e E medici. medici. Allora tu mi devi spiegare, al di là del fatto di dire a te non puoi invitare più di 6 persone, al di là del fatto che state attenti e state un po' distanti o di non far sostare la gente di fronte ai bar o altro, cosa ha fatto il governo? Questo è il punto. E non c'è un problema qui di essere di destra o di sinistra, di pensare. Qui c'è un problema di buonsenso. Anche perché intervenire e mettere in sicurezza il sistema sanitario è un provvedimento economico. Perché? Perché eviti il lockdown, chiaro? E quindi c'è un problema di boomerang. In più, ti posso dire, perché in queste situazioni uno può essere, deve essere anche cinico, se tu riesci a mettere in sicurezza il tuo paese, tanto per essere chiari, come stanno facendo i cinesi, purtroppo, tu ti prendi anche quote di mercato degli altri paesi. Cioè diventa un investimento doppio. Allora ci sarebbero tutti i motivi per trovare risorse e investirle in questo settore, però questa accortezza, questo buonsenso, questa sensibilità, io purtroppo, e mi dispiace e faccio gli scongiuri per il futuro, Certo. non l'ho vista. Allora, Molinari.